Questo è il nuovo Honor 50 5G, il primo smartphone dell'azienda cinese che arriva in Italia dopo il ban e la separazione da Huawei. Diciamo che è uno smartphone che ha un ottimo potenziale e, come vedrete, anche un fascino davvero unico, con sicuramente questo doppio occhiello che racchiude le quattro fotocamere di Honor 50. Costa 529 euro, ma attenzione, voglio raccontarvi perché mi è piaciuto e cosa invece non mi ha fatto impazzire. Partiamo subito col dire che Honor è finalmente tornata ed è pronta a dettare nuovamente i propri stili e le proprie innovazioni sul campo degli smartphone. Diciamo che è un ritorno sicuramente gradito che si è concretizzato poi dopo mesi di annunci con proprio questo Honor 50 che possiede, lo sottolineiamo, i servizi di Google, proprio come prima del ban americano su Huawei. Uno smartphone della ripartenza nel vero senso del termine, anche perché la nuova Honor, diciamo così, è la stessa di un tempo per qualità e spirito di iniziativa, ma è anche una nuova azienda nel target che darà ai suoi nuovi prodotti, visto che non riguarderanno poi solo i più giovani, ma anche gli utenti più esigenti. Ma parliamo ora di questo nuovo Honor 50. E lo vedete innanzitutto perché è uno smartphone davvero bello e sicuramente molto molto appariscente, soprattutto in questa versione denominata Code, che incorpora praticamente il logo Honor sulla cover posteriore con questo effetto tridimensionale davvero molto molto bello. Ma attenzione, non c'è solamente questo, ci sono anche altri tre colori per qualsiasi utente. C'è il Midnight Black classico, il fresco Emerald Green e ancora un scintillante Frost Crystal. Ora, esteticamente è uno smartphone sicuramente grande, ma attenzione, fortemente leggero con i suoi 175 grammi. Una cosa che non deve passare inosservata, perché? Perché oggi i brand, lo sappiamo, tendono sempre più a spingere device grandi e dunque pesanti, che spesso non risultano però ergonomicamente ottimali per l'uso quotidiano. Ebbene, qui Honor con Honor 50 invece spinge su questo, sulla sua maneggevolezza, con uno spessore che diminuisce su entrambi i lati con un vetro lucido 2.5D. Imponente al posteriore il doppio occhiello, struttura delle fotocamere che vedremo però permettono di eseguire ottimi scatti e soprattutto interessanti modalità video, lo scopriremo a brevissimo. Il resto diciamo che vede un Honor 50 caratterizzato da un display a doppia curvatura davvero importante per dimensioni, parliamo di una diagonale da 6,57 pollici che è di tipo OLED con curvatura ai lati appunto fino a 75 gradi. È un pannello Full HD Plus che permette delle ottime prestazioni di visione di contenuti, ma non esagerando nei consumi, perché attenzione, c'è comunque la presenza del refresh rate a 120 Hz, che in altre situazioni magari in altri brand fa scendere la batteria davvero in modo anomalo. Bene, qui no, e come vedremo poi l'autonomia sarà sicuramente un punto a favore di questo device. Ora, per tutte le specifiche tecniche e i risultati delle prove fatte su questo schermo, beh, vi rimando chiaramente all'articolo presente su Hardware Upgrade, ma intanto sappiate che il pannello è un OLED, questo di Honor 50, e possiede il supporto ad oltre 1,07 miliardi di colori e, oltre alle varie certificazioni, a livello pratico permette anche il cosiddetto uso dell'Always On Display, ossia la possibilità di avere sempre a portata di vista le informazioni su orario, data e notifiche, e non è poco, come vedremo nel quotidiano. A livello di processore, beh, Honor 50 è un, diciamo, medio gamma, ma la scelta di porre lo Snapdragon 770G di Qualcomm non solo permette agli utenti di avere un supporto alla rete 5G veloce, ma anche, attenzione, di ottenere molta potenza con un consumo parco. Sì, perché nell'uso quotidiano di tutti i giorni Honor 50 non rallenta, non laga, ma soprattutto non scalda troppo al posteriore, se non nei casi di forte uso della CPU, ossia nei video o anche nei giochi. Beh,
Il consumo della batteria in questo caso non scende in modo anomalo comunque, segno questo che il processore di Qualcomm è stato ottimizzato davvero in maniera ottimale da Honor proprio per queste operazioni. E poi ci sono in questa versione 6 GB di RAM che bastano per questo device e per quello che può permettersi di fare, anche se ve lo diciamo, c'è anche una versione da 8 GB di RAM con 256 GB di memoria interna. Qui invece il nostro in prova aveva una memoria da 128 che non potranno essere però poi espanse con micro SD. Interessante anche la GPU Turbo X, ossia un'esclusiva tecnologia di accelerazione grafica. Come funziona? Diciamo che sostanzialmente permette di migliorare le prestazioni di gioco, quindi di ottimizzare il consumo energetico e soprattutto di garantire un'esperienza gaming fluida e davvero molto stabile, e così è. Sull'interfaccia grafica, diciamo che non abbiamo moltissimo da dire, visto che la Magic Wii 4.2 è basata su Android 11 e praticamente non è cambiata tantissimo rispetto a quanto avevamo già visto con Honor in passato prima del ban americano. Diciamo che ci sono però delle novità, l'autopersonalizzazione che la riguardano e come la possibilità ad esempio per l'utente di porre dei temi allo smartphone cambiando icone, wallpaper e anche l'always on display con GIF animate addirittura. Per il resto la vera notizia è sicuramente la presenza di nuovo dei servizi di Google. Honor 50 è a tutti gli effetti uno smartphone come tutti gli altri Android. C'è il Play Store per scaricare tutte le applicazioni, c'è la localizzazione con i servizi di Google e insomma tutto funziona proprio come dovrebbe. Parliamo ora della parte multimediale di fotografia sostanzialmente di questo Honor 50, che è senza dubbio un vero marchio di fabbrica di questo device. È sicuramente uno dei suoi punti di forza, e non solo per la qualità dei componenti e degli scatti, ma soprattutto per una gestione, e lo vedremo, del software pensata per i creator, che sappiamo bene oggi essere sempre più importanti nel mondo degli smartphone. Quali sono allora le specifiche che troviamo a livello di fotocamera? Diciamo che Honor 50 parte a razzo con un sensore principale importante, perché parliamo di un obiettivo da 108 megapixel capace di ottime performance. A questo si aggiunge un sensore ultra grandangolare che raggiunge i canonici 8 megapixel con angolo però di visione a 120 gradi e con messa a fuoco ravvicinata. E poi un piccolo sensore macro da 2 megapixel classico che però aiuta Honor negli scatti ravvicinati, e poi un altro sensore sempre 2 megapixel per la profondità. Anteriormente da non sottovalutare la cam selfie da 32 megapixel che viene posizionata con un foro sul display davvero molto piccolino. Ora vi chiederete, ma come scatta essenzialmente questo nuovo Honor 50? Sicuramente bene. Diciamo che sono scatti chiaramente non da top di gamma, quale poi non è il device, ma sia di giorno che di notte gli scatti sono realizzati davvero molto bene, sono realizzati con un buon equilibrio dei parametri, ottimi dettagli grazie ai 108 megapixel. Ci piace diciamo il lavoro anche delle foto in ultra grandangolare, che non esagerano con l'effetto barilotto ma tendono in modo piacevole ad azzerarlo, non riuscendoci magari sempre in modo efficace, ma facendo comunque uscire un ottimo risultato. Quello che però ci piace e che rende sicuramente questo Honor 50 un po' diverso dagli altri device è la parte video. Ora, non tanto nei video puri in 4K che sono buoni, anche se forse con qualche pecca nella stabilizzazione che non è ottica e magari si vede, ma per la novità del multivideo, ossia la possibilità di utilizzare fino a 6 diverse modalità di ripresa multivideo con combinazioni di fotocamera anteriore e posteriore chiaramente in una sola ripresa. Questo cosa significa? Significa che i creator, ma anche l'utente classico, potrà permettersi di diciamo così rendere divertente, coinvolgente la propria ripresa. Quindi possiamo registrare magari in doppia battuta ma nello stesso tempo con la cam principale con quella ultra grandangolare, o ancora con la selfie e quella principale, o ancora con un pop-up della selfie su quella principale. Insomma, tanti modi di rendere davvero unica questa novità di Honor 50.
Per quanto riguarda poi l'autonomia, come detto, Honor 50 possiede allora intanto una batteria da 4300 mAh che è a doppio circuito a cella singola che garantisce, attenzione, un'ottima autonomia con l'appoggio soprattutto di una ricarica davvero molto molto rapida da 66 watt denominata supercharge. Ed è davvero velocissima perché noi abbiamo riscontrato che per ricaricare Honor 50 del 70% ci abbiamo messo solo 20 minuti. Insomma, ci piace ritrovare nuovamente Honor nel mondo degli smartphone, ma ci piace perché la sua estromissione non era stata poi dettata da errori del produttore, ma da una lotta forse, diciamo così, politica tra nazioni. Honor è comunque tornata e lo fa consapevole di quella che è la sua esperienza del passato. Diciamo che riparte con uno smartphone con davvero tanto potenziale, è di fascia media, ha un prezzo che è di 529 euro per la versione 6 più 128 giga, ok? Forse ci stava qualche decina di euro in meno e stare magari sotto i 500 euro, ma di fatto c'è davvero tanta sostanza in Honor 50, sia a livello di design, che comprende anche l'ottima ergonomia, ma anche a livello hardware, con un processore che ammettiamo è parco nei consumi, ma potente nelle azioni. E poi ci sono i famigerati servizi di Google, insieme ad una collaudata davvero interfaccia grafica. Le fotocamere sono divertenti, ancora di più lo sono le modalità di registrazione video per i creator. Insomma, Honor 50 secondo noi è promosso, ma è promossa Honor che riparte più forte di prima e di certo saprà dire la sua nei prossimi mesi. Con questo è tutto, mi raccomando, lasciate un like al video se vi è piaciuto, fateci domande se ne avete su questo nuovo Honor 50, tutto anche sui servizi di Google se ne avete, ma sapete benissimo che ci sono. E nulla, iscrivetevi al canale e continuate a seguirci sempre qui su Hardware Upgrade.